La signora Ministro diceva bene che siamo in presenza di che cosa? Del processo di state building, di formazione dello Stato e di statalizzazione del terrorismo. E quindi, questo è un vero problema e modifica completamente lo scenario. Infatti io direi che un primo risultato certo di questa lezione preziosa, molto preziosa, è che il potere in silenzio perché è stato splendido, perché il potere della paura è fondato anche in grandissima parte sull'ignoranza, perché non ne sappiamo quasi niente e quindi usiamo, come diceva lui Corsini, usiamo le parole, i concetti, le parole assolutamente impropri, perché siamo ignoranti su di noi, sulla nostra cultura, sul chi siamo e da dove veniamo, in gran parte siamo ignoranti. E quando giudichiamo e quando cerchiamo di capire, diventa molto più facile nascondersi dietro la paura, dietro il terrore, e quindi giustificare qualunque decisione e anche qualunque rinuncia a qualunque democrazia e sicurezza, il tema della discussione. E i foreign fighter aumentano in Italia, Ministro? No? Foreign fighter fortunatamente in Italia sono un numero molto contenuto, sì, nel senso che si parla di poco più di 80 persone. Insomma, fra questi, in Francia aumentano? Il numero dei foreign fighter è un numero molto significativo nei paesi che hanno... Tunisia. Sì, ma in Tunisia per esempio, ma anche in Francia e in Inghilterra sono incomparabilmente superiori rispetto all'Italia, perché si tratta, diciamo, di seconda, terza generazione di immigrati, e da questo punto di vista purtroppo voi sapete che i foreign fighter sono, non sono soltanto quelli del Kosovo, ma sono a volte anche ragazzi che sono andati nelle scuole inglesi e che poi sono diventati killer, assassini. Ecco, ma c'è un moltiplicatore su questo, allora, piano? Da questo punto di vista... Per le notizie che avete voi, anche segrete? Ripeto, da questo punto di vista in Italia il fenomeno continua a essere contenuto, e quando parliamo di foreign fighter non stiamo parlando quindi di persone che sono in Italia. Sono persone, certo, o che vivevano in Italia o che sono transitate dall'Italia e che quindi potrebbero tornare e che quindi devono essere osservate. Il fenomeno che è più preoccupante e sul quale, secondo me, la descrizione che faceva il senatore Corsini è l'antidoto giusto, è l'entusiasmo che la propaganda jihadista sta dando. Per noi, io quando guardo le immagini non riesco a capire come ci si possa entusiasmare dal fatto di mettere persone inginocchiate e decapitarle col coltello, dal fatto di vedere un povero ragazzo giordano, pilota, bruciato, vive in una gabbia con uno scenario, diciamo, cinematografico assolutamente costruito. Breve parentesi, per dirvi che comunque c'è anche un pensiero dietro, quindi bisogna fare attenzione. In Daesh gli stipendi, cioè si pagano di più, certo, coloro che sanno fare registi, cioè hanno capacità comunicative rispetto a quelli che stanno combattendo. Questo perché hanno capito quanto la propaganda... Purtroppo, come lei sa, Ministro, sono stati formati questi tecnici della comunicazione, sono stati formati in gran parte nelle nostre televisioni. Lo dico purtroppo, perché questo è una cosa che è nota a tutti i servizi del mondo, quindi purtroppo, possiamo dirlo, appunto, anche noi. Infatti hanno trasformato in film in Hollywood questo comunità l'elemento, è l'elemento più preoccupante. Esatto. E quindi è un elemento che, diciamo, essendo la diffusione sul web, essendo la diffusione, diciamo, con questi sistemi, ed è anche a volte enfatizzata dai nostri mezzi di comunicazione, perché è importante che adesso non vengano ridate a ripetizione i filmati del Daesh, dell'ISIS, delle esecuzioni, perché crei una cassa di risonanza che è assolutamente negativa. Però quindi questo può diffondere in molti che, diciamo, non hanno già combattuto, assolutamente, possono decidere di diventare. Quindi non va assolutamente sottovalutato.
Ma è importantissimo quello che raccontava Corsini su quello che viene fatto in Egitto, cioè il fatto che comunque, certo, è stato interessante, io non sapevo ci fossero teologi che costantemente rispondono in tempo reale. Allora noi dobbiamo amplificare, noi dobbiamo pensare quello di sostenere, aiutare tutti i paesi islamici. Ma dobbiamo anche imparare, che vogliono a amplificare questo. Imparare a raccontarlo. In Tunisia noi abbiamo come paesi, noi abbiamo un forum che sono i 5 paesi europei che si affacciano nel Mediterraneo e i 5 paesi africani. E quindi ci riuniamo. E in Tunisia esiste un centro nato da questo forum di paesi proprio per quello che riguarda la ricerca e la comunicazione. Noi abbiamo indirizzato questo laboratorio, che in qualche modo è pagato, è sostenuto da tutti noi, che è in Tunisia, proprio a trovare le parole giuste, i messaggi giusti per contrastare. In Inghilterra, a Londra, ne abbiamo parlato nella riunione che abbiamo fatto con i ministri della difesa a Parigi proprio recentemente, una riunione ristretta dei paesi più impegnati nella coalizione anti-ISIS questa settimana. Il ministro Fallon, che è il ministro della difesa inglese, raccontava come a Londra stanno mettendo a punto un centro di comunicazione strategica proprio su questo, dove noi manderemo fra l'altro un nostro esperto dell'esercito che lavora ad un reggimento di Pavia, perché noi abbiamo un reggimento che lavora proprio sul tema della comunicazione. Quindi si stanno mettendo in movimento delle cose, ma loro avevano progettato e programmato tutto e adesso si tratta di rispondere. Ma è fondamentale il coinvolgimento dei paesi e dei leader islamici, religiosi o politici, nella risposta, perché da soli noi siamo deboli, siamo poco convincenti, noi non siamo musulmani e se noi diciamo in senso specifico, questo non è l'Islam, non siamo credibili. Ma quando lo dice, come l'ha detto l'imam a Venezia al funerale di Valeria Solesin, che con grande forza ha detto questi assassini non possono richiamarsi all'Islam, bene, questi sono i messaggi che io credo possano servire più di tutto per fare una controffensiva. Queste sono le parole forti che bisogna farsi sentire. Dici una cosa interessantissima, Roberta, nel senso che so di fare una provocazione per di più a Brescia, dove c'è una forte interiorizzazione dei valori cristiani, però o noi accettiamo e speriamo che si costituisca un Islam europeo, cioè un Islam che introietta i valori occidentali della democrazia, del costituzionalismo, del pluralismo della rappresentanza, della tolleranza religiosa e così via, o del rispetto delle donne. E tra l'altro anche qui sarebbe interessante, perché in realtà la sopraffazione nei confronti della donna è un fenomeno precedente all'Islam arabo. L'Islam lo eredita. Ci sono dei bellissimi passi, alcune sure del Corano in cui c'è una idealizzazione addirittura della donna. E tu sai, perché sei molto attenta a questi fenomeni, che esiste un femminismo islamico. Quel libro bellissimo, leggere Lolita a Teheran, della Nafisi, ma anche in Afghanistan li ho trovate, assolutamente. Ci sono molti gruppi di donne che stanno lavorando per i loro diritti. E questo, peraltro, attenzione, l'Islam europeo non è una novità. L'Islam è stato in Europa fino alla cacciata dei Moriscos dalla Spagna. Dalla conquista di Cartagine, che inizia quando inizia l'espansione araba nel 686, Maometto muore nel 630, fino alla battaglia di Poitiers, che è del 732, ci sono di mezzo 50 anni in cui gli arabi entrano in Europa e in Europa lasciano segni di una grandissima civiltà. Il mondo islamico ci ha insegnato la filosofia con Averroè, la medicina con Avicenna, la geografia, l'astronomia, ci ha lasciato straordinarie depositi ereditari di saggezza e di sapienza. E questo Islam è riuscito a raggiungere queste vette di cultura. Francesco, nel senso di San Francesco. San Francesco va dal... Ormai dal... abbiamo Papa Francesco. Esattamente. Quindi c'è un Islam pacifico, c'è un Islam colto, c'è un Islam europeo. E questo Islam europeo è quello che oggi deve guadagnare il primato culturale sulla tradizione, che invece scivola e deraglia verso il radicalismo fondamentalista. Ed è una,
E sta soprattutto in noi contribuire a creare questo sbocco e determinare questa evoluzione. E questo è un controracconto da fare, diceva il Ministro in altre occasioni, mi aveva molto colpito, perché è proprio un controracconto. Io insisto molto, anche per deformazione professionale, sulla valutazione del come hanno imparato a raccontare in modo hollywoodiano le loro storie. E le loro storie, dalla nascita di Al Jazeera e all'Arabia, sono raccontate sempre meglio, ma non per far paura a noi, per convincere le comunità islamiche nel mondo a seguire questi piuttosto che quelli. La paura nostra, la nostra angoscia, i numeri che dice, che dava il senatore dei morti, sono molto interessanti, perché è un lavoro per loro, ma nelle comunità che sono in Occidente. Noi siamo stati abituati ad avere il monopolio dell'informazione globalizzata, perché siamo stati abituati a pensare che c'era la CNN, che c'era la Fox e c'era BBC Worldwide. E quella era l'informazione del mondo, e tutto il mondo prendeva quell'informazione. No, non è più così. Al Jazeera e all'Arabia, prima di internet, hanno rotto questo schema e hanno reso possibile il racconto del sud del mondo islamico alle comunità islamiche sparse nel mondo. E lì c'è il reclutamento. Questo perché lì funziona invece l'affascinazione di quelle cose che ci fanno orrore, perché abbiamo conquistato qualche grado di civiltà da questo punto di vista. Allora io volevo chiedere, Ministro Pinotti, all'inizio della sua esperienza di Ministro, io se non ricordo male, l'ho sentita parlare con forza del bisogno di andare verso un esercito europeo, che è una vecchissima idea che poi si è persa, e poi ci siamo accomodati dietro la NATO e tutto sommato abbiamo risparmiato anche un sacco di soldi, però come diceva... Ce ne mettiamo anche. Sì, ma insomma, però come diceva Kissinger, l'Europa è una potenza economica, un nano politico e un verme militare. Queste sono parole di Kissinger, magari sono eccessive, però diciamo... La spinta verso la responsabilità che è intrinseca all'avere un esercito europeo porterebbe naturalmente molte conseguenze che forse oggi sarebbero auspicabili. Sbaglio o no? No. Ma c'è questo è un vero peccato che nel 54, quando questo spazio si era aperto, è stato chiuso, in particolare allora era la Francia particolarmente contraria, sempre il contrario, perché nel frattempo, ed è diciamo il motivo per cui nel momento in cui la Francia chiede la solidarietà agli Stati europei, richiamando l'articolo 42,7 del Trattato di Lisbona, che cosa succede? Succede che ogni Stato deve fare un accordo bilaterale. Perché vi racconto questo? Perché fra l'ideale e gli strumenti che ci si è dato esiste ancora un mare. Cioè oggi tecnicamente non si potrebbe fare l'esercito europeo, nel senso che non ci sono nei trattati di Lisbona quelle che sono le norme che possono consentire di mettere in moto un meccanismo di questo tipo. Allora, si deve pensare che è una prospettiva da abbandonare? No, ma per non abbandonarla, quando anche importanti leader politici, ne ho sentito alcuni tedeschi, dicono bisogna andare, non la Merkel, sono stati uomini, bisogna andare verso l'esercito europeo, hanno responsabilità europee. E io dico, forse non sanno bene com'è la situazione, perché uno che ha responsabilità europea, se si guarda le norme dell'Europa, sa che oggi noi, anche decidendolo, non potremo farlo. Allora, che cosa succede se non vogliamo essere solo idealisti e richiamare un ideale e non riuscire a raggiungere neanche però un piccolo passo verso quell'ideale? Beh, essendo realisti, noi possiamo delle cose le possiamo fare. E quando abbiamo fatto il semestre europeo, noi Italia le abbiamo fatte. Che cosa puoi fare? Intanto puoi decidere, fra gli stati che ci stanno, di mettere insieme degli assetti d'arme. Noi che cosa abbiamo fatto? Il trasporto aereo è un assetto che
ed è un assetto, diciamo, molto costoso, che non tutti gli stati si possono permettere, che non tutti gli stati hanno sufficienza. Abbiamo creato una struttura aeronautica dove non tutti i paesi europei, tutti i paesi che vogliono, hanno sottoscritto, e quindi non esiste più il trasporto aereo italiano, ma siamo insieme all'Olanda, siamo insieme alla Germania, siamo insieme all'Inghilterra, siamo ad una serie di altri stati, e nel caso di necessità, quindi, dice, tutti attingiamo da quello che diventa un assetto comune. L'altra cosa che si può fare sono delle cooperazioni rafforzate, e quindi noi per esempio abbiamo messo insieme una serie di paesi perché nel caso ci sia necessità di una missione europea ci sia un battle group che non sia solo di italiani ma che sia formato da altri 6 paesi che sono quelli che hanno dato la disponibilità. E poi bisogna fare dei gesti concreti anche diciamo generosi, perché l'Europa dei nazionalismi non va avanti e quindi non si ritorna indietro. E l'Italia, per esempio, ha fatto un gesto generoso, perché quando è nata la missione adesso chiamata Sofia, che nasce con EUNAVFOR MED, cioè la missione europea antiscafisti, che nasce dopo l'ultima tragedia nel Mar Mediterraneo, quando finalmente l'Europa si accorge che non può essere soltanto un problema dell'Italia e quindi si decide che anche il tema degli scafisti e non solo il tema dei profughi che muoiono in mare deve essere una questione che affrontiamo a livello europeo, nasce l'idea della missione europea. Beh, ma se l'Italia non avesse da subito detto ci mettiamo la porta aerei, ci mettiamo il comando, cioè è più del 50% della missione, e ci mettiamo e potevamo farla da soli, noi eravamo in grado assolutamente di farla da soli, potevamo dire nel Mar Mediterraneo non ci piace avere navi di altri paesi, preferiamo, siamo in grado, lo facciamo noi, siamo in grado, vi posso assicurare, io conosco bene, siamo assolutamente in grado. No, noi abbiamo pensato che era sbagliato, che quello, proprio perché come Italia stavamo dicendo il tema dell'immigrazione non è un tema solo dell'Italia, anche la difesa rispetto a questo, era sbagliato pensare che ce la gestivamo da soli. Quindi siamo stati i promotori, i fautori, quelli che hanno messo da subito grande disponibilità e risorse, poi sono arrivati anche molti altri paesi. Allora, ho raccontato perché sono missioni insieme concrete, missioni europee, missioni insieme che fai nascere, cooperazioni rafforzate con gli stati che ci stanno e cominciare a mettere insieme sistemi di armamento. Perché l'altra cosa, quando si dice si può spendere di meno per la difesa, l'Italia ha tagliato negli ultimi anni il 27%, e oggi siamo al punto di non ritorno, non possiamo continuare a tagliare. Infatti non l'unico modo, anzi oggi ci dobbiamo investire perché la situazione la vedete, modo per risparmiare, mi consenta, è non avere sì che ogni paese europeo riproduce esattamente il raddoppio di tutte le cose. Quindi se tu riesci su questo a creare invece intese, certo che puoi spendere meno e meglio, essere anche più sicuro. Senta Ministro, è per questo che abbiamo aumentato i nostri contingenti di pace in giro per il mondo, quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 26, mi sembra. Noi ne abbiamo 26, le missioni più importanti. Uno anche nel Mali. Sì. Che allora, ci serve? No, per dire, è difficile capire che ci serve andare nel Mali a fare una missione di pace. Perché è una missione europea. E quando si forma un comando europeo, si chiede alle diverse nazioni, cioè se noi non andassimo vorrebbe dire sconfessare la missione europea. Quindi nel Mali ci sono i francesi. Quante vogliono? No, nel senso che noi ci sono... Quando c'è uno, non vuol dire che c'è il contingente italiano, dire che c'è una persona che ha quel tipo di professionalità in cui in quel comando serve. Quindi non ci vai... perché è la missione italiana, è una missione europea dove serve che ci dove sia quel tipo noi, di professionalità. Sì, perché siamo bravini. Cioè, vorrei che sapeste che su questo settore siamo bravini, non ci sono mai state lamentele. 60, 50, 80 che abbiamo mandato a difendere la diga di Mosul, cos'è? Un inizio di... No, che cos'è? Non ci sono ancora, nel senso che abbiamo... ne ho sentito parlare
Presidente del Consiglio. No, abbiamo diciamo, dato un numero autorevole, che è quello che sarebbe necessario, nel senso che la diga di Mosul è una diga, non è proprio a Mosul, si chiama diga di Mosul, ma è, non è in territorio in mano al Daesh. No, diciamo, l'ha chiamata lui diga di Mosul. Ma, no, si chiama... Cioè, viene definita diga di Mosul, non è nella città di Mosul, solo che, no, lo dico perché sennò vorrebbe dire che andiamo nel territorio del Daesh, non è così, però è vicina, cioè non andiamo a fare la guerra, no, è vicina alla città di Mosul e quindi è un luogo pericoloso. C'è, diciamo, questa diga ha una frattura che rischia di travolgere, cioè se dovesse espandersi, travolgere completamente l'Iraq, cioè arriverebbe a Baghdad, credo, insomma, me l'hanno spiegato i tecnici, insomma, sarebbe aggiustata, una catastrofe. Aggiustata. Allora, il tema è che va e l'unica ditta che ha le caratteristiche per aggiustarla è una ditta italiana, la Trevi. Allora, da quel punto di vista, non noi, ma gli iracheni, alcuni ministri un po' di più, altri iracheni, un po' di meno. Gli iracheni dipende, con qualche purtroppo con qualche a volte in ogni no? governo, sapete, possono esserci posizioni diverse. La coalizione ci hanno detto, ma se fosse necessario, voi siete in grado di mettere in sicurezza, quindi vanno a vanno a assistere questa azienda avete privata. Presente il cantiere di Notav? Non assiste. Avete presente il cantiere di Notav? Noi abbiamo tutti